Ma Robinhood non c'è ancora questo nuovo linguaggio, è vero? Oppure internet può reggersi sulle proprie gambe? Assolutamente questo linguaggio c'è, ma come dice giustamente il professor Toselli, non è molto visibile, nel senso che pochi hanno speso tempo per studiare e capire quale sia questo nuovo linguaggio e che cosa hanno fatto, si sono seduti sugli standard, sulla pigrizia che i vecchi media ci hanno insegnato. Parliamo tutti come se fossimo alla RAI, facciamo tutti i forbiti, usiamo tutti delle parole complicate per sembrare più esperti di quello che siamo, mentre in realtà quello che le persone cercano è esattamente l'opposto. Vogliono sentire delle persone che parlano normale, così come quando le incontri al bar, vogliono sentire dei concetti semplici, non dei termini inglesi che non sanno che cosa significano, e vogliono soprattutto un'analisi approfondita, dove vengano citate le fonti di quello che dico, dove ho preso queste informazioni, chi me le ha date. Voglio che ci siano dei link, non come fanno i media tradizionali, sia sulla carta stampata che su quelli televisivi e radiofonici, dove tutte le notizie sembra che io le ho trovate e vengano da me, che le ho costruite io, sono andato sul posto e le ho raccolte. Perché c'è questa mancanza di trasparenza e di approfondimento? Questi sono alcuni degli elementi, secondo me, del nuovo linguaggio che nasce sul web.